Una hawaiana si innamora delle olie e realizza una guida nautica per i diportisti, ma non solo. E Caroline Berger, intervenuta nei giorni scorsi nell'ambito degli incontri organizzati dal Centro Studi Eoliano, l'ha intervistata Mariangela Pastore. Una hawaiana alle olie. La cosa strana è che ritieni che le olie siano più belle delle tue Hawaii. Come mai? Veramente le olie sono una cosa meravigliosa. Io che ho vissuto alle Hawaii per tantissimi anni di mia vita, quando sono venuta qua a vivere mi sono innamorata veramente, perché qua c'è una mare che è veramente spettacolare. In estate, quando la mare è come una tavola, è una cosa che non si trova in nessun posto nel mondo. Una bellezza, un misto tra un mare spettacolare e delle montagne e l'architettura eoliana e dopo i fiori e tutti i colori, una meraviglia veramente che non si trova in nessun altro posto. Sono veramente, sono convinta che le isole Eolie sono più belle delle Hawaii. Tanto ti hanno affascinato che hai proprio iniziato a studiarle sia per terra che per mare. Ecco, le particolarità che hai notato? E quindi le isole Eolie sono molto interessanti perché sono vulcaniche di origine, ma in più sono ognuno diverso dall'altro. E quindi, per esempio, io mi piace tanto le isolotte di Paranea, ma anche tante le montagne di Salina. Ognuna ha una cosa diversa da offrire e sono speciali, quindi è una cosa unica, veramente. Le differenze tra le Hawaii e le Eolie? E quindi la cosa principale è che le isole Hawaii sono tropicali, invece qua le Eolie giustamente abbiamo la clima mite mediterraneo. È una cosa da valutare e di godere, perché avere le stagioni è fantastico, dei cambi di colori. Hai iniziato a fare quindi delle esperienze alle Eolie e dei progetti anche per le Eolie. Sei un'educatrice del Museo del Mume, lavori anche con i bambini. Quali sono i prossimi e i futuri progetti che hai in mente insieme a Carmelo e a Carmelo Sgro del MUMA, che è stato appunto l'ideatore di questo bellissimo museo che affascina sia grandi che piccoli? Eh sì, quindi collaboro con Carmelo Sgro al Museo del Mare di Milazzo, sono la responsabile didattica e quindi i miei progetti sono sempre per continuare sulla strada di educazione ambientale, creando un materiale di aiutare i bambini di essere più sensibili sull'ambiente usando il capodoglio Siso, che è un paladino per l'ambiente, come parte centrale della storia. Ecco, come mai l'idea di fare questa guida nautica, proprio tu che vieni dalle Hawaii? E quindi la guida nautica avviene perché ero nell'ambito del charter per tantissimi anni e mi sono accorta che mancava una guida proprio fatta per i diportisti che vanno per una settimana o due in una certa locazione, che sarebbe le Eolie in questo caso. E quindi volevo fare una guida dedicata solo alle Eolie, in modo che potevano navigare in sicurezza ma anche evitare sanzioni. Quindi ho incorporato tante cose e in più ho aggiunto anche tutte le attrazioni turistiche, perché era molto importante per me che non era solo una guida per la diportista, ma una guida che poteva essere usata un po' da tutti.